La digitalizzazione dei campioni botanici e l'edizione del fascicolo intitolato L'erbario di Clarence Bicknell tra Riviera e Alpi Marittime è stata svolta a cura di Daniele Arobba, Rosanna Caramiello e Daniela Gandolfi, coadiuvati da alcuni altri collaboratori dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. A questa attività sono dedicate alcune pagine web presenti nel sito www.concerto-iisl.eu. L'Istituto Internazionale di Studi Liguri dispone da circa un secolo di uno dei più importanti e assai completi fondi botanico-naturalistici della Liguria, della Costa Azzurra e delle Alpi Marittime, formatosi grazie all'attività trentennale di Clarence Bicknell, 1842-1918, uno dei personaggi più notevoli di quella comunità inglese che, alla fine dell'Ottocento, elesse il ponente ligure come seconda patria, infondendogli uno spirito internazionale ed europeo. I campioni botanici raccolti da Clarence Bicknell e dai suoi collaboratori a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento ammontano a circa 13.000. Per ognuno di essi i botanici dell'epoca approntarono singole schede informative di localizzazione e classificazione che sono state digitalizzate e riordinate in un apposito database. La descrizione della collezione botanica e delle varie attività dei naturalisti guidati da Clarence Bicknell è stata oggetto di una pubblicazione realizzata da IISL nel quadro del progetto Concerto, di cui la versione in formato PDF è liberamente scaricabile dal sito www.concerto-iisl.eu.